Lo so, questo video lo vedete in mattinata, ma per chi mi segue da più tempo sul canale sa che non è assolutamente una novità per il sottoscritto il girare la notte e fare video, magari ecco per sganchirmi un po' le gambe dopo una giornata passata al PC, per montare video, per insomma lavorare sul il comparto audio e magari, o dopo magari una giornata di lavoro. Quindi, appunto, in questo freschino di dicembre mi faccio questo giro e vi voglio regalare questo contenuto partendo da una data, il 22 maggio 2023. In quella data vi feci un video riguardo la partita Serbia-Italia vinta la Serie per 2-0 nel periodo che si stavano giocando gli europei under 17. E in quel video, dove appunto vi parlavo della prestazione della Serbia e dell'Italia, vi dissi una cosa. Segnatevi questo nome. Segnatevi il nome di questo calciatore. Per farvi ci arrivare, in quella partita, nella quale la Serbia giocò con un 3-4-2-1, giocavano come trequartisti, o meglio, in questo tridente offensivo con due trequartisti, sulla destra Andrija Maksimović 2007 della Stella Rossa, come punta vi era Kvetković e come trequartista di sinistra, piede invertito, vi era un certo Matija Popović. E appunto vi dissi, segnatevi questo nome. Trequartista nato l'8 gennaio 2006 e che appunto ha giocato in questa stagione nell'under 17 del Partizan di Belgrado. Trequartista che svaria sul fronte offensivo, ma che comunque in quella partita che giocava sul centro-sinistra, a piede invertito appunto, tendeva molto a allargarsi sulla fascia, quindi è un trequartista mobile che può essere appunto schierato anche sull'esterno. È un trequartista di 193 cm, da un fisico longilineo, e vi dissi ha una corsa alla Vlahovic ma con movenze alla Kvaratskhelia. Ebbene, questo giocatore del quale appunto vi dissi segnatevi il nome perché farà parlare di sé, ebbene, una volta che compirà 18 anni nel gennaio 2024, si trasferirà a parametro zero al Milan. E verrà aggregato, così sembra quantomeno, alla prima squadra di Pioli. In questa stagione, insomma, la scorsa stagione, ha giocato 25 partite con Under 17 del Partizan di Belgrado, segnando 21 gol e mettendo a referto 5 assist. Ed è un giocatore veramente fenomenale, con questa grande fisicità, 190 cm, ma comunque un giocatore longilino, veloce sul lungo, sul breve, una maturità tattica clamorosa, un'incisività molto importante ed è per questo che il Milan si è buttata sul calciatore, sfruttando appunto il fatto che insomma non ha voluto rinnovare il contratto con il Partizan di Belgrado. Quindi arriva a zero un grandissimo talento serbo alla corte di Pioli. Ora, devono fare attenzione a non fare comunque come hanno fatto con l'Hazetic, che hanno preso comunque 18enne, però poi hanno aggregato la prima squadra. Non l'hanno fatto ovviamente mai giocare se non qualche spezzone, ha giocato soltanto con la Primavera, con la quale comunque aveva giocato anche bene, però poi, tra virgolette, si è perso, nel senso che comunque se tu prendi un giocatore giovane che già nella sua nazione ha avuto un certo tipo di percorso, ma poi qui non lo fa giocare soltanto con le giovanili, quando ha le potenzialità, è ovvio che il livello del giocatore si va a fermare, non c'è un'evoluzione ulteriore. Quindi il discorso che il Milan abbia preso Matija Popovic, in primis, secondo me è stato veramente un super mega acquisto, perché è veramente un giocatore potenzialmente stratosferico. Perché se si lavora sul calciatore e gli si va a fare un percorso di crescita importante, lo si aiuta a crescere con i grandi, non con i pari età, questo qui veramente diventa un crack. E sicuramente potrebbe essere funzionale in base anche al modo di gioco di Pioli o di chi verrà quando dovesse lasciare il Milan, potrebbe essere insomma un giocatore molto duttile. Perché comunque lui può giocare in primis lui trequartista, però appunto può giocare sull'ala, sfruttando questa ripartenza, queste leve lunghe, queste belle falcate. Quindi trequartista ala, ma secondo me in prospettiva,
potrebbe fare anche una seconda punta, stile Lozek, no? Il giocatore del Leverkusen, quindi questo fisico slanciato che però sa sfruttare la profondità. Lui è un giocatore che ama più creare gioco piuttosto che fare il finalizzatore, nonostante comunque la sua media realizzativa quando c'è sede del Partizan di Belgrado, ragazzi, 21 gol in 25 partite non sono affatto male. Però poi dobbiamo anche essere realisti e fermarci un attimo a contestualizzare il discorso. Cioè lui comunque ha giocato al Partizan di Belgrado under 17, ok? E quindi è normale che potrà non essere direttamente proporzionale una media così alta in una prima squadra, o magari in qualche partita che andrà a giocare con la primavera, eventualmente, e non me lo auguro che giochi con la primavera, perché lui merita di essere preso, essere messo in prima squadra ed essere aiutato a crescere, perché non vedo come, ecco, un Camarda che è un 2008, lo prendi, lo sbatti lì, perché in parte è anche molto sponsorizzato Camarda, e magari un Popovic lo prendi, gli fai fare un po' di partite in primavera e via, e magari si allena soltanto con la prima squadra, anche perché in questi giovani età il giocatore deve giocare, non deve soltanto scusate, allenarsi, deve allenarsi con i grandi e giocare con i grandi per poter imparare. Quindi in prospettiva, personalmente, Popovic in primis rappresenterebbe un super affare in quanto a zero, ma il Milan in mano avrebbe un talento purissimo, anzi diciamo avrebbe, perché poi finché il contratto è depositato in federazione tutto può saltare ancora, però il Milan avrebbe un talento purissimo in squadra che potrebbe tranquillamente giocare dietro Leao. Ovviamente bisogna anche decidere una guida tecnica, quando dovessi venire Pioli, o magari Pioli stesso quando dovesse riconfermato, bisognerà fare un percorso atto a far crescere il calciatore, sia a livello fisico che tecnico che tattico. Ma attenzione, perché la sua fisicità è longilinea, quindi attenzione a non fare l'errore di riempirlo tanto fisicamente, perché questa è la sua caratteristica principale, la falcata, la velocità, non velocità intesa come esplosività, diciamo così, ma questa falcata, questa corsa, diciamo che non deve essere molto caricata la muscolatura, perché sennò va a perdere in rapidità, e allora tutta questa leggerezza sorretta e alimentata da una muscolatura che ha quella certa tipo di funzionalità rischierebbe di ingrossarsi particolarmente, di far mettere al calciatore un peso eccessivo, e quindi si andrebbe appunto a perdere, no, quello sprint, quella falcata, quell'agilità, diciamo così, nonostante i 193 centimetri. Quindi io faccio i miei più grandi complimenti al Milan, perché veramente si è assicurato, secondo me, un giocatore eccezionale, un talento cristallino che già appunto nell'Under 17, la Serbia, ormai 6-7 mesi fa, si era messo in luce in modo clamoroso. E spero ovviamente che venga preso, appunto messo in prima squadra e pian piano inserito in un progetto tecnico. Sono contento per lui, sono contento ovviamente anche per me, scusatemi se lo dico, che comunque avevo predetto, permettetemi il termine, questo avvenire per lui, questo inizio di avvenire per lui, diciamo così, perché non è detto che se poi una grande squadra fai il boom, diciamo così. Però veramente sono tanto contento per il giocatore e, ripeto, anche per il sottoscritto, perché comunque è come se fosse un po' un mio figlio, diciamo così, a livello insomma di content creation qui su YouTube. Quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, tifosi del Milan, se siete contenti di questo arrivo, un po' sorpresa anche, di questo talentosissimo classe 2006 from Serbia. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!